Buongiorno a tutti, italiani in Italia e all'estero. La radio italiana in Florida oggi vi presenta un'intervista veramente speciale, fatta su argomenti di attualità, ma da una persona con molta conoscenza e molto professionale, che è l'avvocato Giuseppe Palma. Buongiorno, avvocato Palma. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Ho letto molto su di lei su Facebook e su internet in generale, ma vorrei che facesse una piccola presentazione di chi è lei, di che cosa si sta occupando, e poi parleremo insomma degli argomenti interessanti in questo momento per gli italiani. Sì, io mi chiamo Giuseppe Palma, sono un avvocato e scrittore, sono originario della Puglia, di Ustuni, ma lavoro da 10 anni a Milano come avvocato. Ho 40 anni, ho scritto finora tantissimi libri, circa 30, soprattutto in materia di diritto costituzionale, diritto dell'Unione Europea, ma anche saggistica politica, letteratura e storia. Perfetto, quindi molto interessante. Uno degli scopi della mia radio è quella, per tutti gli italiani, di dare un'informazione libera e al di fuori del pensiero unico, come si vede nei mass media oggigiorno, e quindi incominciamo a parlare di argomenti di attualità. Ho visto il suo messaggio che aveva mandato, lei aveva fatto uno share, una condivisione di uno del PD che diceva: oh, spero che avrei voluto che ci fossero Salvini e Di Maio lì sotto al ponte. Quello è un profilo falso, poi ce ne siamo accorti successivamente, quello è un profilo falso fatto apposta per scatenare un putiferio. In realtà il problema sussiste lo stesso, perché... per esempio, ai funerali che ci sono stati per la tragedia di Genova, ad esempio i telegiornali hanno nascosto quello che è stato l'abbraccio che la gente accorsa al funerale ha riservato ai due vicepresidenti del Consiglio, grande scroscio di applausi. Ha nascosto questo aspetto facendo vedere un'informazione completamente sbagliata, che erano applausi dedicati invece al Presidente della Repubblica, tacendo completamente i fischi nei confronti dei membri del Partito Democratico. Questo è il sistema televisivo italiano, per questo il governo italiano sta cercando di portare il pluralismo in Rai, ma è difficile veramente, perché dopo decenni di PD il sistema anche radiotelevisivo e quindi dell'informazione si è incancrenito in maniera davvero devastante. Ma quindi il presidente Rai non è ancora stato nominato? Marcello Fo, che è persona degnissima e brava, bravissima, anzi culturalmente di una cultura anche elevata, è stato nominato al consiglio d'amministrazione, ma poi la commissione di vigilanza parlamentare non ha raggiunto il quorum dei 2/3, perché Forza Italia, il partito che fa capo a Silvio Berlusconi, ha votato contro. Quindi in questo momento è tutto sospeso sulla nomina del presidente fin quando non si trova un'altra soluzione. Incredibile come la politica deve condizionare la comunicazione. Quindi io vedo la televisione, i telegiornali e i programmi che ci sono in televisione come un'educazione degli italiani. Gli italiani in generale, no? Qualcheduno ovviamente è un po' più sveglio, ma quello che ho notato è che le persone proprio sono condizionate dalle informazioni che, quando se le sentono 3-4 volte sui telegiornali, lo leggono sui giornali 2-3 volte, quella è la verità, anche se c'è scritto che un asino sta volando. Mentre voi negli Stati Uniti avete comunque un presidente molto osteggiato dai media, vedo insomma qui in Italia si percepisce che Trump è osteggiato da gran parte della stampa, però Trump poi gode per il principio democratico di un'altra parte della stampa che è invece in suo favore. Invece in Italia sta succedendo una cosa stranissima: abbiamo un governo che del resto è composto dai due partiti che hanno preso più voti alle elezioni, che non hanno nessuna delle televisioni pubbliche, tantomeno private, a loro favore. Cioè praticamente hanno tutte le televisioni contro e gran parte dei giornaloni, quasi tutti, contro. Se fossero indipendenti uno direbbe una cosa, uno direbbe un altro punto di vista. Esatto, no, qui in Italia c'è questa cosa molto strana, veramente, che forse è la prima volta nella storia che accade, che un governo, del resto composto dai partiti che hanno vinto le elezioni, questo governo non ha nella stampa, nelle televisioni a favore, anzi ce le ha addirittura contro.
Ok, quindi passiamo diciamo alla notizia del momento che purtroppo io sono un genovese, quindi l'ho vissuta quasi sulla mia pelle perché una settimana prima ero proprio a Genova a trovare i miei parenti e parliamo di questo disastro. Io ho visto molte notizie e oggi ho scoperto che la sera prima hanno fatto dei lavori sotto l'acqua. Che mi sembra strano, perché lì c'è qualche cosa da scoprire, come mai hanno fatto i lavori la sera prima di notte sotto l'acqua e c'erano tante luci, c'è un video ripreso da Sky News, mi sembra. E quindi ecco, se magari volesse spiegare un pochettino, visto che lei ha un punto di vista più diciamo aperto, no, sulle notizie, quindi agli italiani che ci ascoltano, qual è la verità secondo lei su quello che è successo veramente sul ponte? Nel 2015 e nel 2016, quindi stiamo parlando di 3 e 2 anni fa, ci sono state due interrogazioni parlamentari di un senatore della Repubblica, senatore Maurizio Rossi del gruppo Misto, che poi, se non erro, non è stato più rieletto, ma faceva parte del Senato nella scorsa legislatura, che ha rivolto due interrogazioni parlamentari al governo all'epoca presieduto da Matteo Renzi, quindi Partito Democratico, e nello specifico al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che era all'epoca Graziano Del Rio, anch'egli Partito Democratico, col quale il senatore evidenziava nello specifico il problema dei giunti sul ponte, che stavano cedendo, e quindi chiedevo un intervento straordinario immediato per mettere in sicurezza un ponte che comunque presentava dei problemi. Bene, dopo queste due interrogazioni parlamentari, il governo Renzi, quindi Partito Democratico, nulla ha fatto di concreto, tant'è che poi, insomma, se le interrogazioni parlamentari rimangono lettera morta, accadono le sciagure che poi sono accadute alla vigilia di Ferragosto. Per cui esistono delle responsabilità politiche, sono le responsabilità politiche di chi non è intervenuto. Sì, ma mi sembra, ora non per fare l'avvocato del diavolo, no? Ma per dire le notizie che io ho letto in giro sul web, perché non guardo la televisione da 17 anni, quindi io guardo soltanto internet e mi piace perché ho punti di vista diversi, no? Dicevano che però Autostrade aveva detto che quel ponte lì poteva andare avanti ancora 100 anni, che non c'era bisogno di fare manutenzione, se non erro. Chiaro che Autostrade SPA, che è una società privata controllata dal gruppo Atlantia, quindi il riferimento Benetton. è la famiglia Benetton, Certo. è chiaro che fanno a scaricabarile e dicono che chissà chi l'ha fatta la perizia, sai, poi se la perizia che loro hanno fatto fare avesse detto che il ponte andava ricostruito o messo in sicurezza, questi avrebbero dovuto sborsare dei soldi, quindi probabilmente si tratta anche di giustificazioni che poi però vengono smentite dai fatti, nel senso che come si può dire che il ponte poteva andare 100 anni se è venuto giù in quel modo? Cioè è venuto giù come un fico, boom, in un colpo solo, per cui non vedo assolutamente come possano giustificarsi. C'è una responsabilità oggettiva da parte di Autostrade per l'Italia SPA sul Certamente. fatto che è mancata la manutenzione, la messa in sicurezza, per cui vi sono gravi inadempimenti da parte della società privata e lo Stato fa bene a revocare la concessione facendo valere il grave inadempimento da parte di Autostrade SPA, per cui una risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti. Ma quindi se il governo dà in concessione a una società privata un pezzo dello Stato, diciamo del territorio dello Stato, poi non c'è un organismo che dovrebbe controllare se questi privati la stanno mantenendo o stanno seguendo il contratto? Certamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve fare questo lavoro di controllo, ma infatti glielo dicevo all'inizio dell'intervista, quando ci sono state le due interrogazioni parlamentari all'allora Ministro Del Rio, che era Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, era lui che avrebbe dovuto, in qualità di capo del Dicastero dei Trasporti, controllare quello che evidenziava il senatore Rossi nell'interrogazione parlamentare. Cosa è stato fatto? Punto di domanda.
È stato fatto probabilmente nulla, poi sarà la magistratura ad accertare i fatti, ma è stato fatto probabilmente nulla perché il ponte è crollato come un fico, provocando ad oggi 41 morti. Ci sono ancora delle persone disperse o sono stati trovati tutti? Guarda, dalle ultime notizie pare che ancora vi siano dei dispersi. Sì, io ho amici che abitano lì sotto che sono scioccati, sono rimasti scioccati e continuano ad avere l'immagine del ponte che cade. E mi dispiace per queste persone perché poi alla fine gli verrà consigliato di prendere qualche psicofarmaco per rilassarsi, non avere più l'immagine con ovviamente gli effetti collaterali che hanno gli Certo. psicofarmaci. Quindi è tutto un sistema che va a danno degli italiani, sia diciamo le privatizzazioni che sono state fatte e qui ovviamente adesso sotto la lente di ingrandimento abbiamo le autostrade, ma potremmo parlare di un sacco, penso, no, di altre privatizzazioni. Noi avevamo un gioiello che era l'IRI, Istituto di Ricostruzione Industriale, che era un Esatto. gioiello creato nel 1933 e che durante gli anni della Prima Repubblica ha costituito il serbatoio dell'intera industria italiana. Bene, avevamo lì, era composta da diversi settori, c'erano le autostrade, c'era l'acciaio, c'era, insomma, parlando di quasi tutto il settore produttivo. Poi era facoltà di ciascuna società a sganciarsi per mettersi sul mercato. Quando arriva il governo del centro-sinistra, cosa succede? Il governo del centro-sinistra, primo governo Prodi, quindi siamo nel 1996, cosa succede? Succede che dovevamo sciaguratamente entrare nell'euro. Facendo un passo indietro, nel 1981 vi fu lo scellerato divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia. Per cui la Banca d'Italia smetteva di comprare i titoli di Stato battuti mensilmente dal Tesoro, sul cosiddetto mercato primario. Da ciò scaturì un'impennata del debito pubblico che passò dal 60, del rapporto debito pubblico-PIL che passò dal 60% a circa il 120%. Dovevamo entrare negli anni 90 nell'euro e bisognava abbattere il rapporto debito pubblico-PIL. Il Presidente del Consiglio, che nel 1996 era Romano Prodi, avviò questo vasto programma di privatizzazioni, quindi di svendita totale di quello che era il tesoro nazionale, i gioielli nazionali, in modo tale da abbassare il rapporto debito pubblico-PIL. Per cui le privatizzazioni furono frutto della necessità, tra virgolette, di entrare in una moneta completamente sbagliata, che è l'euro, e svendendo l'intero tessuto produttivo, ci hanno deindustrializzato per entrare in una moneta sbagliata. Le privatizzazioni sono figlie di questo. Responsabilità politica del centro-sinistra italiano, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Giuliano Amato, e compagnia bella, fino ad arrivare poi a Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. Quindi il problema è partito da Maastricht, cioè ovviamente i Sì. politici non hanno fatto gli interessi degli italiani perché altrimenti con le statistiche italiane, quindi il PIL col debito che dovrebbe essere sceso, l'occupazione che doveva aumentare o la disoccupazione che doveva scendere, quindi attraverso le statistiche potremmo sicuramente dire che i governi da Prodi in avanti sicuramente non hanno fatto gli interessi degli italiani. Va bene magari 1 o 2 anni avere dei problemi, ma poi in futuro bisognerà vedere anche i risultati, e i risultati mi sembra che siano completamente un disastro. Sì, i risultati sono un disastro, i responsabili sono quelli che abbiamo detto, quindi i vari governi di centro-sinistra. Guarda, voi avete negli Stati Uniti un ottimo sistema che è quello della sovranità monetaria, per cui avete una banca centrale che è la Federal Reserve, che funge da prestatrice illimitata di ultima istanza, e benché abbia, eccetera, eccetera, un po'. Non si può Certo. chiamare pubblica, ma allo stesso tempo il Presidente degli Stati Uniti, se vuole, può benissimo intervenire, per cui c'è una soggezione della banca, della Federal Reserve al potere politico, quindi il controllo democratico. Noi in Europa questo non ce l'abbiamo, perché la Banca Centrale Europea è uno, indipendente dal potere politico, e ciò è una sciagura; due, non funge da prestatrice illimitata di ultima istanza, quindi creando quegli scompensi tali da rendere prestatori di ultima istanza cittadini e imprese.
che vengono massacrate proprio per effetto di questo meccanismo perverso che avvantaggia il capitale internazionale a scapito dei diritti fondamentali. Questa è l'euro, questa è l'eurozona, questa è l'Unione Europea. Per cui è chiaro che questa Unione Europea e questo euro non possono continuare a funzionare e noi ci troviamo, a causa dei governi di centrosinistra, con una moneta unica che impone la svalutazione del lavoro, non potendo più intervenire per tornare ad essere competitivi, non potendo più intervenire sul cambio, quindi sulla svalutazione della moneta, si interviene sul lavoro. Cosa che per esempio negli Stati Uniti non avviene, perché voi avete la Federal Reserve, che con tutti i limiti che possa avere, ma è certamente ha una soggezione nei confronti del potere politico e poi funge da prestatrice illimitata di ultima istanza. Ciò che in Europa non è così per i motivi che dicevo prima, per cui la BCE addirittura per statuto non solo è indipendente ma non funge neppure da prestatrice illimitata di ultima istanza. Quindi questi responsabili politici e il centrosinistra, insomma il responsabile politico di tutto questo è il centrosinistra italiano che ha tradito la Costituzione e la sovranità popolare. Io faccio soltanto un'analisi. Eravamo la terza potenza industriale in Europa, talvolta abbiamo anche superato la potenza tedesca, quella francese, ci siamo avvicinati a quella giapponese, eravamo un paese meraviglioso con una grande industria, con poca disoccupazione, questo è il paese dove tutti potevano fare di tutto, è un paese meraviglioso. Dato di fatto che dopo l'ingresso stiamo parlando fino agli inizi degli anni 90 noi eravamo un paese straordinario, fino agli inizi degli anni 90. Poi essendoci legati mani e piedi ai trattati europei, quindi da Maastricht poi a Lisbona, quindi 1992-2007, ci siamo legati a parametri europei che sono forcaioli, per cui la nostra economia ne ha subito dei contraccolpi pesantissimi. Poi l'euro è veramente vergognoso, essendo un accordo di cambi fissi, come dicevo prima, impedisce agli stati che vogliono tornare, alle aziende che vogliono tornare ad essere competitive, e impedisce a questo punto allo Stato di intervenire sulla svalutazione monetaria, scaricando il peso della competitività interamente sui diritti fondamentali, quindi sul lavoro, retribuzioni e diritti fondamentali del lavoratore. Questo è l'altro grimaldello a disposizione del capitale internazionale per fottere i diritti fondamentali sanciti in Costituzione. Quindi parametri europei completamente anacronistici, euro che è una moneta completamente sbagliata, dulcis in fundo, fiscal compact e inserimento in Costituzione del vincolo del pareggio di bilancio. Siamo nel 2012, maggioranza PD-PDL, governo presieduto da Mario Monti. Ed ecco come l'Italia è diventata uno dei paesi più belli del mondo, con un'attività produttiva meravigliosa, dove tutti potevano veramente fare di tutto, siamo diventati un paese in un cappotto di cemento, purtroppo. Quindi il problema è partito con l'euro, e secondo lei quali sono le soluzioni che dovremmo applicare? Beh, secondo me, guardi, io ho scritto un libro con il professor Paolo Becchi, filosofo, io sono avvocato, il professor Paolo Becchi è un filosofo, dal titolo Dalla Seconda alla Terza Repubblica, come nasce il governo Movimento 5 Stelle Lega, con prefazione del vice premier Matteo Salvini, dove all'interno diamo delle soluzioni che possono essere il ripristino quantomeno parziale della sovranità monetaria, con alcuni strumenti accessori che possono essere i titoli di Stato di piccolo taglio come i mini bot oppure la moneta fiscale. Matteo Salvini nella sua prefazione al nostro libro parla di superamento di vincoli europei completamente sbagliati per poter garantire la sicurezza ad esempio delle scuole, la sicurezza delle autostrade, dei ponti, proprio per garantire la realizzazione dei diritti fondamentali degli italiani a prescindere da quelli che sono vincoli europei completamente sbagliati. Cioè, prima gli italiani significa fondamentalmente prima i diritti fondamentali, prima la sicurezza sulle strade, sui ponti, nelle città, prima i diritti fondamentali, quindi garanzia nelle scuole, garanzia nei posti di lavoro, reddito dignitoso per il lavoratore e per la sua famiglia. Se per fare questo occorre violare dei vincoli europei completamente sbagliati, bene, l'Italia deve violare
questi vincoli europei completamente sbagliati su tutti, fiscal compact e pareggio di bilancio vigliaccamente inserito in Costituzione. Se si vuole migliorare questa Europa, uno dei primi passi da fare è quello di rendere la Banca Centrale Europea prestatrice illimitata di ultima istanza, togliendole l'indipendenza e assoggettandola al potere politico. Questo è uno dei primi passi da fare. Certamente la Germania non sarà d'accordo, per cui l'Europa, l'Unione Europea più che l'Europa, perché l'Europa è un continente meraviglioso con la sua storia e la sua cultura, l'Unione Europea collasserà su se stessa e con essa una moneta comune, una moneta unica completamente sbagliata. Bisogna riappropriarsi degli strumenti di sovranità monetaria. Se non lo si può fare integralmente, questo governo ha previsto nel proprio contratto di governo un ripristino parziale, diciamo così, della sovranità monetaria attraverso l'introduzione dei titoli di Stato di piccolo taglio, i cosiddetti mini bot, che se formalmente non sono una moneta perché i trattati lo vietano, ma sostanzialmente fungerebbe da una moneta parallela che renderebbe possibile la garanzia di determinati di portare a concretizzazione alcuni diritti fondamentali, tant'è che avrebbe valore intrinseco perché gli italiani potrebbero pagare le tasse, quindi quando una moneta tra virgolette ha valore intrinseco è chiaro che tutti correrebbero a cercarla e diviene sostanzialmente una vera e propria moneta, per cui questo governo ha nel proprio programma un ripristino parziale della sovranità monetaria attraverso i titoli di Stato di piccolo taglio e sarebbe secondo me una soluzione ottima per poter recuperare seppur parzialmente quelle leve di sovranità monetaria di cui abbiamo urgente bisogno. Quindi auspichiamoci che velocemente questo governo intraprenda, vada in questa direzione, trovi delle soluzioni per applicare e dare quindi spazio e ossigeno al mercato del lavoro italiano e ovviamente a tutti gli italiani, con magari anche rifacendo queste opere pubbliche che comunque costano mica pochi soldi. Guarda, io ho scritto, ultimamente cito due miei testi, io ne ho scritti 30 di libri fino ad ora, ho 40 anni, ho scritto una trentina di volumi. Vorrei citare ecco gli ultimi due. Uno è l'enciclopedia giuridica della sovranità per un sano patriottismo costituzionale e il secondo, scritto insieme a Paolo Becchi, dalla seconda alla terza repubblica, come nasce il governo Lega Movimento 5 Stelle, con prefazione del vice premier Matteo Salvini. Perfetto. Quindi allora consigliamo a tutti gli italiani, sia quelli in Italia sia quelli all'estero come me, di andare a cercare il profilo di Giuseppe Palma per trovare poi tutti i link per poter acquistare questi libri e avere un'informazione lontana, anzi lontanissima, all'opposto di quello che è il pensiero unico dominante. Perfetto, allora io la ringrazio per oggi, per il tempo che ci ha dedicato e spero di fare cosa gradita per ovviamente diffondere questa intervista e spero che ci possiamo sentire presto. Certo.